Parliamo un po' delle serie televisive. Perché una volta mi ricordo, chiacchieravamo e c'era questo argomento delle serie TV americane, che sembrano sempre così fighe e sono così incredibilmente E non tutte. fighe. No, dipende chiaramente, insomma, qual è. Però tu a volte apri Netflix e dici, mamma mia, che livello, no? Poi magari vedi una serie italiana. Dici, no, però non mi sembra sia la stessa cosa. È solo un fatto di grano, secondo te? Cioè, che lì c'è il budget pazzesco e da noi quel budget non c'è. Come la vedi questa? Questo fenomeno delle serie TV, diciamo, tutta la Netflixizzazione dell'universo. Sì, capiterà anche qua ormai. Sarà un po' anche qua, tra un po', credo. E poi perché c'è questa differenza? Ma io vedo anche, cioè, al cinema, a volte vedi, l'altro giorno ho visto, cosa ho visto? Sicario 2 Soldado con Josh Quello Brolin Josh Brolin. e lui come si chiama? Benicio del Toro. Filmone, chiaramente ti deve piacere quel film lì dove vanno e ammazzano tutti, insomma, cioè, se non ti piace il genere. Quelle cose Pe belle, insomma. però parte e tu vedi Benicio del Toro e dopo 3 secondi dici wow, lui è esattamente quel personaggio lì. Cioè, non sta recitando, è proprio lui, capito? È un sicario, non, da tutti gli effetti. E magari vedi un film italiano e dici, ah, sta recitando la parte del mafioso, no? E c'è quel momento che ti lascia un po' perplesso, no, a volte, insomma. Il Che discorso è differenza vedi tu? articolato e Sì. complesso. Allora, secondo me, fondamentalmente, gli americani sono più bravi. Ok. Lo dico, l'ho L'abbiamo detto, detto, mi è così. taglia qua, taglia. Ah no, guys, è così, non ce n'è. È capitato, bravissime, forse un paio di volte, di recitare in inglese. Ok. Ora dico un'altra cagata, ma chi se ne frega. Tu hai recitato in inglese? Sì, è capitato di dire delle battute. Ora, non voglio dire che sono più bravi perché parlo in americano, però ho come la sensazione che per un italiano recitare in inglese ti metti in una condizione di. Cioè, sei occupato a parlare quella lingua e non ti occupi di altre cose che disperdono la tua energia, non so, sei molto più su quello che devi dire, non so come dire. E quindi. Potrebbe anche darsi che recitare in inglese è più facile. Però lasciamo perdere questa Bellissima questa considerazione. interpretazione. No, prendiamola Il come vero pizza. Se segreto di Marlon Brando è che parlava inglese. Questo no, serve. poi era un. No, beh, questa è una cagata. No, sono più bravi. Sono più bravi. Sicuramente ci sono mezzi maggiori. Ma sono più Sicuramente. bravi dal punto di vista, secondo te, produttivo, tecnico? Sono più bravi dal punto di vista della recitazione della scuola? Da che punto di vista sono più bravi? Del marketing, senz'altro, voglio dire, però. Forse entrambe, cioè in America se uno dice, se a uno viene chiesto che cosa fai, l'attore, non gli chiedono sì, ma no, ma di mestiere però cosa Qual è fai? E quello vero? qua ancora sì, anche se meno rispetto a quando ho iniziato, perché per loro è tanto un business prima di tutto. Sì, l'arte, sì, però. Money, tanto un business. E quando loro fanno business, le cose le organizzano per bene. Certo. Un mercato del cinema, un mercato della televisione, che sono mercati in cui si parlano, peraltro. Per noi invece il cinema, no, non la posso sto naso, la televisione è un pochettino più. Infatti l'attore in televisione va solo in alcuni show, va solo in alcuni. Cioè. È proprio una mentalità diversa. Loro è tutto un È un business, cioè sistema è un più sistema che si è integrato. più integrato, assolutamente sì. Serio, e quindi ci sono scuole che sono anche sovvenzionate, che sono aiutate, che sono. Quindi ci sono mezzi maggiori, c'è una disponibilità maggiore a investire in quella cosa lì, nella scuola, nella formazione di un attore. Cosa che qui quando uno chiedi cosa fai, ma sto facendo l'accademia, dici, ah sì, ma. No, lì non fa un Non fa un cazzo. cazzo, No, invece è fa le serali. sì, Esatto. invece impari un mestiere, no? Per loro è un mestiere davvero. Per noi è una roba che ha a che fare con l'arte, mentre invece recitare ha a che fare abbastanza poco con l'arte. È un lavoro più artigianale che artistico. È un lavoro da artigiani, non da artisti. Puoi avere, come dire, la parte artistica di un attore può, come dire,
forse scegliere che quella cosa, guarda, no, non la faccio entrando di lì, voglio farla da qua perché ti viene un'idea, ma alla fine, poi quando devi fare, stai facendo una sedia, non so come dire, non stai creando, capito? Certo. Quindi già questo è importante. E poi sicuramente sono più bravi proprio a fare, quindi tu dicevi ci sono anche mezzi, sono anche più bravi tecnicamente, sono più bravi tecnicamente. Poi abbiamo anche l'esempio della casa da carta, no? Che è il primo esempio di, non so se l'hai visto, primo esempio di cosa, di sempre su Netflix, di produzione non americana, a cui tutti abbiamo detto ma questi hanno fatto bingo. Wow. Sono questi rapinatori che decidono di rapinare niente proprio di meno che la zecca di Stato in Spagna, e quindi è una produzione spagnola, però sembra americana, è il primo esempio, però tutto il resto in effetti è americano. Se tu guardi in televisione, a parte pochissimi esempi, uno mi viene in mente, Rocco Schiavone, che è l'unica cosa che secondo me ha, okay, è oggettivamente un prodotto strano, inconsueto, perché è particolare. Il resto, vedi il gap sicuramente, però credo che sia per questi motivi qua.